Lo scarpone in realtà non è un pezzo unico, come è formato? Allora, lo scarpone no, non è un pezzo unico. Come potete vedere abbiamo lo scarpone che è assemblato da uno scafo e da un gambetto. Lo scafo è questa parte qua, che è la parte fondamentalmente sottostante. Lo scafo viene assemblato al suo gambetto, che è questo qua, con esattamente due viti dell'assemblaggio, che sono una vite esterna ed una vite interna, e due viti posteriori. Questo perché? Perché il gambetto va ad abbracciare, diciamo, in maniera perfetta e precisa quello che è la parte alta dello scafo, e dopodiché vengono avvitate le viti laterali. Questa vite qua, la laterale esterna, è considerata canting, che poi spiegheremo che cos'è. Praticamente ti permette di regolare l'inclinazione dello scarpone verso l'esterno o verso l'interno, e la vite interna che blocca quello che è l'assemblaggio tra scafo e gambetto. Abbiamo poi due viti posteriori, che sono queste qua, e le possiamo vedere su questa scarpa qua, che sono già state inserite, due viti posteriori, le quali fanno sì che il gambetto sia accorpato in maniera precisa e perfetta allo scafo. Questo permette, diciamo, allo scarpone montato di lavorare in sintonia, quindi scafo e gambetto andranno a lavorare in piena sintonia, pertanto avranno un determinato movimento, un determinato flex e una determinata reattività in fase di sciata. All'interno dello scafo cosa c'è? Allora, all'interno dello scafo abbiamo una zeppa. La zeppa è molto importante perché sostanzialmente lei ha due funzioni: quella di creare, diciamo, un piano perfetto sul quale si adagia il piede, e la seconda, quella di avere un'inclinazione. Una zeppa ha sempre una determinata inclinazione, le zeppe non saranno mai piatte ma saranno sempre inclinate verso davanti. Questa inclinazione si chiama delta, semplicemente, e normalmente sulle scarpe del nostro gruppo ha un'inclinazione pari a 4 gradi. Poi ci sono le scarpette. Le scarpette sono praticamente la parte interna dello scafo e del gambetto, le quali servono ovviamente a dare comfort al piede, che deve stare ben saldo all'interno dello scarpone. Oltre all'interno della scarpetta abbiamo il plantare, che veramente noi consideriamo una parte molto molto importante. Perché? Perché il plantare ti dà il corretto appoggio del piede, e avendo il corretto appoggio del piede tu puoi avere tutte le sensazioni, in fase di sciata, anche paradossalmente in fase statica. Perché? Perché con un buon appoggio il nostro piede lavora bene e che possiamo alleviare, possiamo far fronte a tanti problemi che normalmente avremmo con un plantare che non rispecchia la morfologia del nostro piede. Su quali parti si può intervenire per modificare la calzata? Allora, normalmente le lavorazioni vengono eseguite al 95% sempre sulla parte bassa dello scarpone, ossia sullo scafo. Perché? Perché è laddove alloggia il piede e la pianta del piede, la quale ha normalmente ossa anche prominenti, tipo la luce valgo, tipo la base del quinto metatarso, tipo il cuboide, tipo lo scafoide. Lo scafoide è in questa zona qua e il malleolo è in questa zona qua. La luce valgo è normalmente su questa zona qua. Chiaramente gli scarponi sono in plastica, quindi le plastiche non permettono ovviamente al piede di poter lavorare in maniera naturale, come può farlo nella scarpa da tutti i giorni. Pertanto gli interventi che noi facciamo, i grossi interventi di bootfitting, sono veramente sempre, quasi sempre eseguiti sulla parte bassa dello scarpone, ossia sullo scafo.